Dopo una lunga attesa è uscito finalmente il trailer del DLC di Elden Ring e in tanti mi avete scritto per avere un'analisi completa e dettagliata. From Software è riuscita ancora a stupirci mostrandoci nel trailer tantissime cose nuove. E questo nonostante Elden Ring sia già un gioco molto vasto. In questo video vedremo i possibili indizi che ci vengono dati dal trailer scena per scena. Vedremo anche le parole che vengono dette nel trailer e tanti altri riferimenti da materiale promozionale e da interviste rilasciate da Hidetaka Miyazaki in questi giorni. Ci saranno anche delle teorie complessive sul DLC che includono il misterioso Mesmer l'impalatore. Direi che non ci resta che andare per provare a scoprire tutto quello che ci aspetta nel DLC di Elden Ring. Prima di cominciare vi faccio vedere dei riferimenti al gioco principale che torneranno nel corso del video. L'immagine di Santa Trina sulla torcia di Santa Trina, gli uccelli della morte, Farum Azula e il serpente Egle. Vediamo chi riconoscerà i possibili collegamenti quando mostrerò le immagini del trailer ancora prima che ve li dica. In caso mettete in pausa il video e commentate con il minutaggio il riferimento che ci avete collegato. Il trailer comincia nella famosa arena della boss fight di Mog dove si trova il bozzolo di Michella. Come in tanti avevamo ipotizzato, si entrerà nel DLC toccando la mano che esce dal bozzolo. Vediamo i piedi di un personaggio per il momento sconosciuto, forse è Melina ma non ha esattamente gli stessi vestiti tipici. Non saprei se Melina seguirà noi senza luce nell'ambientazione del DLC. La scena successiva ci mostra un paesaggio dallo stile familiare per chi ha giocato Elden Ring, eppure un po' diverso da tutto quello che già conoscevamo. Infatti sappiamo che l'ambientazione si chiama la Terra dell'Ombra. Sarà un'ambientazione completamente nuova e anche separata dalla mappa principale del gioco. Più avanti faremo delle teorie su cosa potrebbe essere questa Terra dell'Ombra. Nel paesaggio vediamo le lapidi in forma spirituale che erano già comparse nel poster del DLC. Poi il nostro senza luce cavalca sul torrente e possiamo apprezzare un panorama con un nuovo albero. Anche in questo caso, come avevamo visto dal poster, è un albero diverso dall'iconico albero madre di Elden Ring. Sembra che Sanguini Oro e potrebbe essere collegato piuttosto al sacro albero di Michella. Dal cielo dietro l'albero scendono come delle enormi tende d'ombra. Queste ricordano in particolare la camera da letto della regina Marika a Lindell. È ovviamente un posto importante anche perché è il luogo dove Marika avrebbe partorito i suoi figli. Poi si possono vedere delle colonne con un fusto a spirale. Dei pilastri compaiono in tanti giochi From e anche nell'arena della bestia ancestrale. Nonostante siano un segno distintivo dei Souls, non si sa bene cosa significhino. Alcuni li interpretano come riferimenti a varie realtà alternative, per esempio in Bloodborne potrebbero essere collegati ai livelli di sogno. Nella scena successiva vediamo quella che è, almeno visivamente, una nuova runa maggiore. Mi butto a teorizzare che sia proprio la runa maggiore di Michella. Nella forma è evidentemente simile alla runa maggiore di sua sorella Malenia. Poi Gideon Ofnir faceva un riferimento alla runa di Michella. In più sapevamo già che questa runa era esistita in una fase iniziale dello sviluppo di Elden Ring. Infatti tra i contenuti tagliati c'era l'idea di una possibile runa dell'abbondanza collegata a un'arma, la spada gemella dell'abbondanza e della decadenza. Grazie alla scoperta dei contenuti tagliati siamo riusciti a capire in parte il possibile contenuto del DLC con quasi un anno e mezzo di anticipo. Quindi sono indizi da non sottovalutare. Se vi interessano trovate nelle schede in descrizione vecchi video che possono aggiungervi dei dettagli che potremmo ritrovare effettivamente anche nel DLC. Per chi preordinerà il DLC ci sarà il gesto bonus Anello di Michella che ricorda la forma della runa, altra prova che sia la sua. Forse la runa è solo un simbolo della guida che avremo in questo nuovo luogo visto che non ci sarà più la Grazia. Poi vediamo quello che sarà probabilmente un nuovo NPC. Sull'elsa della spada notate anche qui dei motivi a spirale. E forse qualcuno l'avrà appena scritto nei commenti, infatti questo mi sembra un riferimento all'immagine di Santa Trina. Noi sappiamo che Santa Trina è lo stesso Michella, quindi ha perfettamente senso che questo NPC sia collegato a lui in un DLC incentrato su Michella. Poi vediamo un altro NPC che ha le mani sopra una giara.
Dietro di lui c'è una di quelle colonne a spirale che dicevamo prima. Delle giare sospese tornano anche in un'altra scena più avanti. Nell'interregno le giare erano collegate al ciclo di morte e rinascita dell'albero madre, quindi anche qui avremo sicuramente dei riferimenti a quel tema che attraversa tutto Elden Ring. La scena successiva è interessantissima perché abbiamo un personaggio disteso in mezzo a dei fiori viola. Potrebbe essere morto, ma più probabilmente è addormentato. Sempre dai contenuti tagliati sappiamo che è stata rimossa una meccanica legata ai sogni, e anche un NPC chiamato Rico collegato a questa meccanica che ci faceva scoprire proprio con un suo dialogo che Santa Trina è Michella. Non saprei se la meccanica verrà reintrodotta nel DLC, è possibile, ma forse in quel caso ce l'avrebbero fatta vedere già in questo trailer. Comunque sullo sfondo si vedono proprio quelli che sembrano dei gigli di Santa Trina. Quindi penso ci sia poco dubbio che avremo molti riferimenti a Michella in relazione ai sogni. Poi vediamo una grande sala con tanti oggetti rotti a terra. Ricorda l'ambientazione di Raya Lucaria. C'è una persona seduta su un trono in fondo alla sala. Poi questa persona viene inquadrata da vicino. Secondo me ricorda Rennala. Alla lontana il personaggio può ricordare anche quello raffigurato sulla statua invertita di Caria che era collegata alla torre divina di Liurnia ribaltata. Poi compare un'immancabile palude velenosa sempre come nuovo scenario. Molto interessante che il senza luce indossa un'armatura con delle ali. E ecco un riferimento molto difficile da notare agli uccelli della morte. Poi compare un quadro con due personaggi, un anziano seduto e una giovane donna dietro di lui. L'anziano penso sia un nuovo personaggio che non abbiamo visto. Lui porta un fermaglio per il mantello, eppure questo ricorda i motivi a spirale di Santa Trina. La giovane dietro di lui tiene una mano sulla pancia e questo può far pensare che sia incinta. Una teoria possibile è che quelli nel ritratto siano Marika l'Eterna e suo padre. È un'impressione che ho avuto appena ho visto il quadro anche per l'iconografia della scena. Tra l'altro Miyazaki ha detto in un'intervista a Famitsu che il DLC riguarderà proprio anche il passato di Marika. Ha detto uno dei pilastri principali della storia del DLC sarà la storia di questa terra dell'ombra e della regina Marika. Allo stesso tempo ha detto che non sarà ambientato né nel passato né nel futuro. Questi elementi verranno raccontati come la disgregazione nel gioco principale. Comunque il quadro sembra per la posa il tipico ritratto di un nobile con sua figlia. Sono interessanti anche il vestiario all'antica e i veli sul capo della ragazza che ricordano un po' anche Fia. Il vecchio assomiglia nei tratti del viso anche a Morgoth e il fermaio ricorda alcuni ornamenti dei presagi. Se è veramente il padre di Marika, forse il fatto che il nonno avesse nel suo sangue la maledizione del presagio potrebbe spiegare perché Morg e Morgoth siano nati così. Tenete a mente l'anziano seduto perché ci torneremo. Poi compare un altro enorme pilastro immerso nella lava e una vista di una meravigliosa città. Se ci fate caso però in alto la città sta andando in frantumi. E i frantumi sono attratti verso il cielo. Secondo me quel luogo è collegato in qualche modo a Farum Azula. La somiglianza visiva sicuramente è bella grossa. Poi compare un gigante di legno con l'interno infuocato. Intorno alla faccia anche lui ha le famose spirali e anche delle corna. È chiaramente ispirato all'uomo di Vimini che compare nel manga Berserk. A sua volta lì è ispirato al film Wicker Man del 1973. E il film si basa su una tradizione celtica riportata addirittura da Giulio Cesare. Era una statua di Vimini al cui interno i druidi avrebbero bruciato delle vittime sacrificali, inclusi esseri umani. Miyazaki ha rivelato che anche il personaggio di Elden Ring dentro ha dei cadaveri. Questo boss probabilmente è collegato a Mesmer perché sembrano condividere la fiamma sanguinaria, quindi forse dentro ci sono degli eretici bruciati. Poi compare un mostro che a me ha ricordato i Faccia di Verme e sembra una loro versione alternativa. Poi c'è un boss che sarà sicuramente molto importante. Se già finora i riferimenti erano tanti, questo ci fa veramente esplodere il cervello. Sembra letteralmente un puzzle di tante cose che abbiamo già visto nel gioco principale di Elden Ring. Ha un piede esattamente come quello di Morgoth. Ha la faccia da leone come Serosh, i capelli biondi come i discendenti del lignaggio aureo e le corna da presagio.
anche se, come mi ha fatto notare uno di voi, ovvero FR Art su X o Twitter, come preferite chiamarlo, il leone sembra un costume, ovvero una maschera o un travestimento. Ah, appunto, sapevate che ho aperto anche un profilo su X, se volete seguitemi anche lì per tante novità sui contenuti del canale e anche su Elden Ring. Sicuramente From Software e Bandai Namco rilasceranno qualcos'altro da qui a giugno, quindi avrò occasione di aggiornarvi. E se state apprezzando il video e non siete ancora iscritti, non dimenticatevi di iscrivervi qui su YouTube per non perdervi i nuovi video. Insomma, oltre alla maschera, il nostro boss sembra anche un innesto di più corpi come Godric, e usa la lancia folgorante tipica di Godwin. Nella stessa intervista, Famitsu Miyazaki ha detto che le Terre dell'Ombra sono dove Marika è divenuta una dea e dove l'albero madre è nato. C'era una differente cultura prima dell'albero madre e quel leone è un assaggio di questa cultura. Miyazaki conferma, come ha intuito FR Art, che sia un costume, infatti è ispirato a una danza in maschera cinese. Molto interessante la dichiarazione che scopriremo come Marika è diventata una dea e le origini dell'albero madre. Conferma quello che dicevamo prima sul quadro e penso che questa cultura precedente sarà collegata al crogiolo. Dopo c'è un incantesimo con tante farfalle rose e probabilmente potrà addormentare i nemici. Il personaggio che lo lancia indossa il set di Rodrika, ma blu. Forse ritroveremo Rodrika come uno dei personaggi che si è avventurato nella Terra dell'Ombra, visto che sappiamo che alcuni NPC hanno seguito Michaela. E visto che la storia di Rodrika non era del tutto conclusa. Le farfalle poi sono associate a Malenia e a Michaela. Anche queste torneranno dopo nelle teorie complessive sul DLC. Poi vediamo una spadaccina con due lame in un bellissimo campo di fiori blu luminescenti. Per il vestiario e per le movenze mi ha fatto subito pensare alla danzatrice blu. Questa è una misteriosa figura collegata a Malenia e alla sua tecnica di combattimento. Quella che appare nel trailer potrebbe essere una sorta di danzatrice rossa che potrebbe svelare una parte di questa storia. Poi c'è un guerriero a cavallo che ricorda le sentinelle del sacro albero su una specie di facocero. Il guerriero usa la magia gravitazionale sull'arma. E compare anche un'altra bestia, un ippopotamo mostruoso. È interessante che poi rivela un aspetto del crogiolo. Questo è stato inserito anche in un'immagine promozionale e ovviamente si spiega con il riferimento di Miyazaki alle origini dell'albero madre. Poi vabbè, compare questo scheletro che è una variante dell'orfano di Kos montato su un cavallo bianco. A occhio avrà a che fare leggermente con la morte come i marinai tibiali, ma non si intuisce molto altro. E adesso compare un'altra parte di una cutscene che sarà sicuramente molto significativa per la lore. Il personaggio sta estraendo qualcosa di dorato dalla testa con una leggerissima sofferenza. Vi ricordate l'anziano del quadro di prima? Beh, ci sono pochi dubbi che questo è lo stesso personaggio. Infatti ha lo stesso fermaglio che già vi ho fatto notare. Quello che sta estraendo sembra una runa, ovvero un pezzo dell'anello ancestrale. Già in un altro video avevo notato che quel pezzo dell'anello non compare in altre rune maggiori. Se vi ricordate ho detto che l'anziano potrebbe essere il padre di Marika, e magari in questa scena le sta cedendo un pezzo dell'anello ancestrale o forse l'intero anello, magari sacrificando la sua stessa vita per farlo. La forma di quella runa è importante, infatti vediamo anche dei candelabri con la stessa forma in mano a dei nemici sempre nel trailer. Potrebbe anche star creando un'arma dalla propria spina dorsale come succedeva per Radagon, ma mi pare meno probabile. Nella boss fight con il nemico più importante di cui adesso parleremo vediamo che il senza luce usa come arma uno scudo da duello. Mi ha fatto molto piacere vederlo, infatti è un'arma veramente esistita alla quale ho dedicato un approfondimento sulle armi più strane del Medioevo. From Software fa sempre un lavoro di ricerca incredibile per questi giochi e riesce sempre e comunque a stupire. E poi finalmente veniamo anche al boss che già trovate su tutte le immagini promozionali e sulla copertina del DLC. Sappiamo che si chiama Mesmer l'Impalatore e sembra la figura più importante di tutto il DLC. Come il leone di prima, anche lui è una specie di puzzle di tanti elementi che già conosciamo dal gioco principale. Ha i capelli rossi come Radagon e i suoi discendenti. Ha pezzi di armatura, un'ala da drago e le pupille della comunione draconica, quindi è collegato ai draghi. Ha un'arma simile a quella di Mog e usa la fiamma sanguinaria.
ha anche dei serpenti che lo collegano a Aegle e a Rykard. Forse usa anche i rovi del castigo che abbiamo già visto sui cadaveri pietrificati dei giganti e che erano collegati alla Stella del Sangue. Il soprannome Impalatore compariva già per un personaggio menzionato in Dark Souls chiamato Arstor. È anche chiaramente ripreso dal famoso Vlad III, detto l'Impalatore o Dracula. Quasi sicuramente impala i suoi nemici come i giganti che abbiamo appena visto. E sembra che sia una sorta di fanatico a caccia di eretici come se ne trovano in Elden Ring. È un boss molto interessante e inaspettato. In un'intervista a IGN, Miyazaki ha detto che è una figura importante che compete con gli altri semidei. Dalle immagini promozionali vediamo che sta seduto su un trono uguale ai troni dei semidei di Lindell. Miyazaki ha aggiunto che, giocando al contenuto scaricabile, scoprirete perché non era presente nelle leggende legate all'albero madre. Anche grazie all'altra intervista a Famitsu, direi che è praticamente confermato che Mesmer è figlio di Marika. Sul finale del trailer vediamo anche da dietro un corpo luminoso e biondo. Lui parla con il senza luce e gli mostra l'albero diverso dall'albero madre. Sembra che l'albero che prima sanguinava oro non sanguini più. Sappiamo che il DLC uscirà il 21 giugno 2024, un'attesa tutto sommato breve da oggi, anche se lunghissima per la curiosità sui tanti elementi che abbiamo visto. Se volete, nell'attesa potete recuperare dei video su Michella che trovate sul canale, infatti ho approfondito molte volte il personaggio, proprio perché è stato fin da subito papabilissimo per il DLC. Ma adesso completiamo l'analisi vedendo i dialoghi del trailer. Poi state certi che ci sarà anche una mia teoria complessiva sia sull'ambientazione sia su chi è Mesmer l'Impalatore. Ammantato di radioso fulgore, brandisce l'amore per purificare il cuore degli uomini. Non c'è nulla di più spaventoso. Questa è la prima linea di dialogo del trailer e è chiaramente una descrizione di Michella. Lui è in grado di sedurre magicamente gli altri e è il più temibile degli Empirei. In quel luogo dimenticato dovrà essere versato del sangue, sangue dei tuoi sodali, i fedeli dell'albero madre. Non sono mai stati dei santi, sono semplicemente capitati dalla parte dei vinti in una guerra. Queste frasi si riferiscono a diverse fazioni in lotta tra loro. Penso che non saranno troppo lontane da quelle del gioco principale. Ci saranno i fedeli all'Ordine Aureo e i nemici che seguono altri dei esterni. Forse noi saremo più dalla parte di una terza fazione che era secondaria nel gioco principale, ovvero quella di Michella e del Sacro Albero. Poi parla molto probabilmente Mesmer. Madre, come hai potuto elevare a Lord un essere così privo di luce? Questo è un altro indizio che Mesmer è figlio di Marika l'Eterna, che ha elevato a Lord noi senza luce. Un'altra voce, probabilmente di un NPC, dice: «Senz'altro anche tu vorrai conoscere la verità su quello che il gentile Michella sta facendo qui». Il DLC sarà proprio incentrato sullo scoprire perché Michella è andato nella Terra dell'Ombra. Tutti coloro ai quali fu strappata la grazia dell'oro incontreranno la morte nell'abbraccio della fiamma di Mesmer. Questa è una frase problematica, infatti Mesmer si presenta con gli attributi dei nemici dell'Ordine Aureo, eppure sembra di capire che è uno che perseguita coloro che sono senza la grazia. Alla fine c'è la voce di Michella che dice: «Vieni, tocca il braccio avvizzito e viaggia verso il Regno dell'Ombra. Io ti seguirò a breve, ci ritroveremo presto». Questo conferma solo quello che abbiamo già detto all'inizio e che ha rivelato pure Miyazaki, ovvero che dobbiamo toccare il braccio dal bozzolo per entrare nel DLC. Sappiamo però che bisognerà anche aver sconfitto Radahn per entrare nel DLC. Questo conferma le teorie sul motivo per cui Malenia ha affrontato Radahn. Perché uccidendo Radahn le stelle possono tornare a muoversi e può rimettersi in movimento anche il fato di Michella. C'erano tantissimi indizi per questo nel gioco principale, come il collegamento tra Michella e un'eclissi. Forse questo fa pensare che nel DLC sapremo qualcosa in più anche su Godwin. I riferimenti alla morte, come abbiamo visto, ci sono. Poi c'è la descrizione del trailer, altrettanto interessante. La Terra dell'Ombra, un luogo oscurato dall'albero madre, dove mise piede per prima la dea Marika. Questo conferma i collegamenti con il passato di Marika.
probabilmente qui Marika ha acquisito qualcuna delle sue caratteristiche eccezionali, forse qualcosa di strettamente collegato all'anello ancestrale. E ecco il senso della scena di prima con l'anziano e anche del quadro. Prosegue la descrizione, una terra epurata in una battaglia non celebrata, bruciata dalla fiamma di Mesmer. Qua bisognerà capire contro chi combatte Mesmer, quindi si collega al dialogo di prima. Fu verso questa terra che Michella partì, spogliandosi della sua carne, della sua forza, del suo lignaggio, di tutte le cose d'oro. E ora Michella attende il ritorno del suo lord promesso. Beh, quindi sappiamo che quando Michella si è messo nel bozzolo del sacro albero era per venire qui, nella Terra dell'Ombra. Dal sito ufficiale di Elden Ring sappiamo che, guidati dall'Empirio Michella, i giocatori vengono invitati nella Terra dell'Ombra, un luogo oscurato dall'albero madre dove la dea Marika per prima mise piede. In queste strane nuove terre i giocatori scoprono gli oscuri segreti del mondo mentre incontrano altri che seguono le orme di Michella con diverse motivazioni. Sempre a Famitsu, Miyazaki ha rivelato altro sull'ambientazione del DLC in relazione ai veli d'ombra che abbiamo notato all'inizio. Le terre d'ombra in cui è ambientato il DLC sono separate dall'interregno dove si svolge la storia principale. Sono state rimosse e nascoste dal mondo esterno e questo velo ne è un simbolo. Ha anche spiegato che il DLC non aggiungerà nuovi finali né altererà i finali esistenti. Miyazaki ha spiegato in un'altra intervista a Eurogamer che la storia del DLC è basata su una parte del mito originale che George Martin aveva scritto al momento della creazione di Elden Ring. Quindi era una parte di trama preesistente che From ha pensato fosse adatta per il DLC. Poi Miyazaki ha spiegato che sarà il più grande DLC mai realizzato da From, ci saranno 10 nuovi boss, ovviamente armi, oggetti, addirittura nuovi poteri, insomma tanti nuovi elementi che si intuiscono anche dal trailer. Adesso, come promesso, vi do alcune teorie conclusive. Secondo me la Terra dell'Ombra è stata rimossa e nascosta dalla volontà superiore oppure da Marika. Perciò adesso è su un altro piano di esistenza e accessibile solo attraverso il sogno. A questo rimandano per esempio i pilastri e tutti i collegamenti a Santa Trina. La volontà superiore l'avrebbe rimossa per nascondere cosa c'era prima dell'albero madre. Per esempio il nuovo albero che vediamo è il crogiolo. E anche per nascondere come Marika ha ottenuto l'anello ancestrale e tanti dei suoi poteri. Infatti qui scopriremo come è diventata una dea, per impedire che qualcun altro imponesse un nuovo ordine al posto dell'ordine aureo. Michella invece vuole creare proprio un suo ordine diverso, quindi ha raggiunto questo luogo. E probabilmente vuole ottenere un suo anello ancestrale, forse da riportare nell'interregno, come ha fatto Marika prima di lui. Infatti il gesto bonus è chiamato Anello di Michella. Potrebbe anche essere l'anello che vediamo sulla sua mano dal bozzolo, però mi sembra un dettaglio un po' minore rispetto all'idea di un suo anello ancestrale. Adesso rimane il mistero su Mesmer l'impalatore. Su di lui ho due teorie, una più lineare e l'altra un po' più contorta. Se vi ricordate, prima abbiamo visto due farfalle del gioco principale che simboleggiano Malenia e Michella. Beh, c'era una terza farfalla, la farfalla fumante. Questa potrebbe simboleggiare un terzo figlio segreto di Marika, e Mesmer è collegato alla fiamma come abbiamo visto. In più abbiamo parlato tante volte dei riferimenti a altri semidei sparsi per l'interregno. Mesmer potrebbe essere un altro figlio di Marika e Radagon al quale la madre ha affidato il compito di sorvegliare e governare la Terra dell'Ombra, per impedire che qualcuno scoprisse i segreti delle origini della regina. Forse lui ha gli attributi degli dei esterni, nemici dell'Ordine Aureo e di altre fazioni rivali per combatterli con i loro stessi poteri. Questo spiegherebbe le strane contraddizioni di un personaggio che raffigura poteri nemici all'Ordine Aureo ma li combatte e perseguita come eretici. Lui stesso del Senza Luce dice che è privo di grazia e questa è una considerazione da fedele dell'Ordine Aureo. In alternativa potrebbe essere anche un figlio di Marika diventato nemico dell'Ordine Aureo che ha conquistato la Terra dell'Ombra, ma mi pare un po' più banale. La seconda teoria più contorta invece è che Mesmer sia lo stesso Michella. Come Radagon è un alter ego di Marika, Mesmer lo è di Michella.
Forse per questo ha tanta importanza all'interno di un DLC incentrato su Michaela. Il suo nome Mesmer è praticamente una citazione del cognome di Franz Anton Mesmer, che è stato un medico tedesco inventore della teoria del magnetismo animale e precursore dell'ipnosi che lo collega direttamente a Michaela come Santa Trina e ai sogni. Così Mesmer sarebbe lo stesso figlio di Marika essendo Michaela. Dimostrerebbe che Michaela è veramente un empirio in grado di diventare un dio visto che ha questo potere eccezionale come sua madre. Michaela potrebbe anche essere in grado di avere addirittura tre alter ego, cioè se stesso, Santa Trina e Mesmer. Trina rimanda proprio al numero 3, quindi può avere senso. Poi magari Mesmer è un alter ego che ha agito di testa sua al servizio di Marika o degli altri dei esterni o magari corrotto da Mog, che ricordiamoci ha tentato un connubio con il sangue dell'empirio Michaela. Forse Mesmer è addirittura il vero corpo di Michaela, infatti essendo gemello di Malenia, Michaela dovrebbe avere i capelli rossi. E Mesmer ha braccia lunghe come il corpo contenuto nel bozzolo. Penso che in tutti e due i casi la storia sarà incentrata su come Michaela voglia raggiungere lo status che aveva sua madre Marika al culmine del suo potere, e che scopriremo tanto sulla fazione di Santa Trina richiamata dalle spirali e sul crogiolo. Preferirei che Mesmer fosse lo stesso Michaela perché l'idea del figlio segreto mi piace di meno rispetto al rendere più complesso e potente il personaggio di Michaela. Ma penso che in ogni caso sarà interessantissimo sapere di più sul passato di Marika e su come si possa diventare degli dei in Elden Ring. Adesso non vedo l'ora di leggere le vostre teorie nei commenti. Sono sicuro che saranno tantissime e interessanti come al solito. Ciao!